Buonasera, appuntamento numero 220 con Varese Sport. Benvenuti come sempre a tutti i nostri amici telespettatori e benvenuti anche ai nostri ospiti di questa sera. Abbiamo con noi Maurizio Ieropoli. Buonasera Maurizio. Buonasera. Potremmo definirti quasi tuttologo. Ti piace come definizione? No, No, lo sapevo, per no. quello. Con Maurizio ovviamente parleremo di motori e del Living Kart Club, ma lui che è un grandissimo appassionato anche di pallacanestro varese e di hockey su ghiaccio, lo faremo parlare quindi di Città di Varese, con cui parleremo invece con Matteo Carraro. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E quindi dopo questa bella introduzione possiamo subito partire, entrare nel vivo della trasmissione, come sempre il solito canovaccio. Iniziamo parlando di calcio, quindi Varese Calcio. Vediamo subito i contributi che abbiamo registrato dopo la bella vittoria del Varese per 1-0 sul campo del Pinerolo, tra l'altro prima vittoria esterna per la formazione di Mister Cotta, e vediamo cosa ci hanno raccontato proprio il portiere biancorosso, il giovane portiere Enzo Cassano e poi proprio il mister del Varese. Contento per la vittoria perché, come ben sapevamo, non avevamo ancora vinto in trasferta ed è stato molto importante, soprattutto anche vincerla 1-0 senza prendere gol. Devo ringraziare anche la mia difesa perché ci troviamo molto bene e seconda vittoria di fila è importante per continuare a dare continuità per la positività per il campionato. Siamo una squadra solida che anche se nella difficoltà riusciamo a portare a casa il risultato e, come si dice, l'importante è comunque vincere. È una partita che è iniziata in un modo spigoloso perché loro subito le palle entravano molto decisi, vabbè, le loro caratteristiche e tutto, poi si è un po' incattivito nel primo tempo, poi meno male che poi nel secondo tempo si è stati bravi a non perseguire un po' questa linea di partita perché sennò diventa difficile, diventa difficile. È anche vero che, come al solito, nel calcio poi se non l'occasione per andare sul 2-0 l'abbiamo avuta. Batti e ribatti 3-4 volte sulla riga, non sulla riga, qualche mischia, qualcosa del genere. Poi è normale che negli ultimi minuti hanno portato anche il portiere a saltare. Nelle mischie poi può succedere di tutto, ma fa parte del calcio, fa parte soprattutto di queste categorie dove in un modo o nell'altro butti dentro questi palloni e speri o nel colpo del tuo giocatore o in un fallo o una palla che rimane lì e tutto. Abbiamo sofferto, ma questa squadra ha dimostrato ancora che a tutti i costi voleva vincere la partita, l'ha vinta. Quando diciamo in settimana e nelle numerose interviste che è un campionato difficile, che tutti i campi sono difficili, a questo punto il dato di fatto è questo, non la ragione, il dato di fatto è questo, tutti i campionati, quindi la vittoria di oggi ha uno spessore decisamente importante, soprattutto che è la prima fuori casa. La prima fuori casa e come avete visto non abbiamo cambiato niente come le altre volte. Dal fischio d'inizio alla fine, al di là dei cambi, magari qualcuno un po' forzato che si era affaticato, non è cambiato nel sistema di gioco né niente, però chiaramente mi ha sofferto, però va bene così. Quindi niente, prepariamoci poi alla prossima partita. Che merita questo, uno scontro diretto con il Chisola. Sì, è uno scontro diretto per, fra virgolette, consentitemi il termine, la medio-alta classifica, poi non determina assolutamente niente. È una partita che, secondo me, come tutte le altre, da tripla, è una partita stimolante, è una partita che magari in casa possiamo anche cercare di approcciare ancora meglio di tutte le altre partite e speriamo che il pubblico di Varese si avvicini anche un pochino. Ma non per gli auguri di Natale, che siamo vicini a Natale, poi dopo avremo modo di farli, per magari premiare un po' quello che la squadra in questo momento, secondo me, sta facendo. Perché il famoso filotto, speriamo di dar continuità, quantomeno da qui alla sosta, adesso comincia ad avere un senso. Eccoci tornati in studio. Allora, tra l'altro vi anticipiamo che nel corso di questa puntata avremo ospite con noi quello che con 255 presenze
ufficiali con la maglia biancorossa è il giocatore che ha vestito per più volte appunto la maglia del Varese, sto parlando di Edoardo Gorini, oggi mister del Cittadella in Serie B, insomma siamo stati a trovarlo e avremo appunto un contributo con lui. Matteo, a parte mister Cotta lo mettiamo sempre perché è esilarante, sempre si i suoi... conferma, Cotta è sempre una certezza. Esatto, è sempre una certezza i suoi post partita, però insomma vittoria. Storia importante del Varese, come diceva appunto il mister, la classifica va guardata nì, perché in realtà tutte le partite è veramente una battaglia, diciamo così. Sì, a maggior ragione su un campo difficile, anche pesante come quello di Pinerolo. Pinerolo è una squadra di medio-bassa classifica, con la sconfitta di domenica scivolata in zona play-out, ma ha dato del filo da torcere, perché comunque... ha approcciato il match col piglio giusto, come ha fatto il Varese del resto. Varese ha trovato il gol con ancora Di Maira, quindi un momento super per lui. E poi si è difeso, ha sfiorato il raddoppio, il Pinerolo è andato vicino a pareggiare, un palo per il Pinerolo, una traversa per il Varese. È uscita una partita maschia di quelle che piacciono a Cotta e alla fine il Varese l'ha portata a casa. Ci sono volute 16 giornate, ma alla fine è arrivata la prima vittoria esterna, sesto risultato utile consecutivo. E adesso, prima di arrivare agli auguri di Natale, come dice Cotta, mancano 9 punti, 3 partite, 9 punti. Ecco, esatto, vediamo tra l'altro in questo momento la regia, ringraziamo la regia che ci ha mandato la classifica, tra l'altro vediamo Albenga e Chisola a 30 punti che hanno pareggiato proprio nell'ultimo turno, Chisola che sarà, come dicevamo, ospite del Varese, insomma una classifica in questo momento che non è proprio con davanti le formazioni che erano accreditate alla vigilia. L'Alcione sicuramente, nonostante sia una squadra che non ha un nome altisonante, però è giusto che stia lì, gli altri, insomma, ci sono tante sorprese. Che partita vedremo domenica proprio contro il Chisola? Vedremo una partita da triplo, come ha detto il mister. Partite facili non ce ne sono, men che meno in questo girone. C'è un motivo se Chisola e Albenga sono lassù, e non è certo per caso, perché comunque al netto di quelle che potevano essere le aspettative pre-season, stanno dimostrando sul campo di avere degli organici completi ed efficienti. In merito alla classifica che abbiamo visto, come hai detto tu, l'Alcione è indubbiamente una delle corazzate del girone ed è meritatamente in testa con attualmente un più 8 sul Varese, ma c'è un ma, perché in settimana è arrivato il ricorso del Bra, che ha perso 1-0 con l'Alcione, per una presunta irregolarità anagrafica di un giocatore dell'Alcione. Quindi al momento la che vittoria... si chiama Diop, che non è il nostro Diop, esatto. Però anche se l'hanno visto un po' in capo il povero Diop, perché è arrivato e si è infortunato, è anche lui un Diop. Per cui al momento l'1-0 che vediamo è congelato in attesa che vengano fatte tutte le verifiche del caso. Diciamo che per una volta il Varese spera con il tribunale e non è direttamente legato a vicende extracampo. Però sicuramente una classifica che inizia a definirsi, una classifica che inizia a essere interessante per il Varese. Restano ancora, come dicevamo, 3 partite. Il calendario dell'Alcione è un filino più complicato, già dalla prossima trasferta sul campo del Borgosesia, che come vediamo è penultima, ma giocare a Borgosesia non è mai semplice. Per cui il Varese ha perso a Borgosesia. Possiamo chiedere un favore al nostro amico Simone Moretti, esatto. Ex biancorosso, attuale viste. Esatto, quindi bisogna giocare. Esatto. Tra l'altro adesso non so cosa succederà, se questo ricorso, se è vero, se non è vero, però insomma giusto per racchiuderla, sembra che questo Diop che ha giocato classe 2005, in realtà i documenti che sono stati presentati dalla società da dove è arrivato il giocatore in realtà è un classe 2002, insomma, quindi capiamo che se potrebbe non cambiare nulla, in realtà va a falsare tutto quello che è il discorso degli under in campo. Detto questo, io direi che possiamo voltare pagina, perché poi torneremo a parlare un pochettino, sicuramente parleremo ancora un pochettino di Città di Varese, parleremo anche di strutture e lo faremo, come vi abbiamo già anticipato, con l'ex biancorosso Edoardo Gorini. Voltiamo pagina. Maurizio, va bene così? Tu sei cresciuto ai piedi del Franco Ossola, perché sei di Avigno, siamo di Avigno. Però mi hai chiesto di non parlare di calcio. Assolutamente, perché non ne capisco nulla. Perché non ne capisci nulla. Quindi. Sono nato a pochi metri e cresciuto altrettanti tra il palazzetto e il campo di calcio. Ma in realtà di calcio... Non capisci nulla di calcio. Segui comunque l'hockey e capisci perché ti faremo parlare. Segui da sempre la pallacanestro Varese e qualcosina capisci perché ti ne faremo parlare. E l'amore per le quattro ruote invece da dove è arrivato?
Ma l'amore è nato per caso, non sapevamo cosa fare, abbiamo iniziato ad andare a girare con i go-kart e da lì è diventato una passione, un lavoro per anni. Ormai sono 32 anni, è iniziato così, io e mio fratello abbiamo iniziato a girare, a fare qualche garettina, poi eravamo scoppiati, insomma, non eravamo all'altezza per la competizione, anche perché non eravamo più giovani, e quindi l'abbiamo fatto diventare una passione per lui a livello meccanico e invece per me a livello gestionale, quindi trattare gli sponsor piuttosto che cercare piloti, aiutare qualche pilotino che poteva non avere le possibilità per arrivare nel motorsport, che ovviamente è un'attività molto costosa e impegnativa. Ecco, Living Kart Club che parte, lo dice il nome, dal mondo dei kart, ma poi in realtà nel corso degli anni vi siete evoluti, siete passati anche alle monoposto, o meglio, per diversi anni avete anche messo in pista, ed è proprio il caso di dirlo, diverse monoposto. Sì, siamo nati come kart, in realtà è tutto nato come TJ Kart, quindi i primi 10 anni con mio fratello abbiamo creato questa società sportiva oltre all'attività commerciale. Poi nel 2000 abbiamo deciso di trasformarla e quindi creare la Living per spostare in tutto il settore dei motori, non solo il kart ma anche le monoposto. Quindi abbiamo avuto delle monoposto non come questo Formula 3 che si vede, ma con un Formula Renault 2000. Abbiamo avuto le turismo, abbiamo fatto incentivi, abbiamo realizzato varie attività motoristiche con le quali stiamo ancora, almeno io a livello gestionale, così, stiamo ancora lavorando, diciamo così, abbiamo ancora dei piloti che si cimentano in queste attività pur non essendo con dei mezzi nostri, perché ovviamente ormai non abbiamo più, da qualche anno abbiamo smesso di avere dei mezzi propri, ma lavoriamo per conto di. Esatto. Poi lo vedremo ancora perché comunque ci sono anche stati dei nomi importanti, diciamo così, a livello del mondo dei motori che comunque hanno corso sotto la bandiera del Living Kart. Passiamo a parlare allora di hockey su ghiaccio. Insomma, c'è stata questa partita sabato al Cardio Palma. Il Varese, dopo che abbiamo avuto Malfatti, aveva detto basta overtime, basta rigori, invece, e lo vediamo dalla grafica, ha vinto 6 a 5 contro il Caldara dopo una serie interminabile di rigori. Ma di questo ne parleremo dopo anche con Matteo, perché prego la regia in questo momento di mandare in onda i contributi che abbiamo registrato proprio al termine di questa partita con il presidente Carlo Bino e con Tilaro. Io non lo guardo il risultato stasera, guardo che eravamo qua in 1100, è stata una bellissima serata, tante famiglie, tanti bambini, abbiamo avuto ospiti anche dalla Sicilia che sono venuti su a trovarci, e sono stati felicissimi e vuol dire che siamo sulla strada giusta perché quando vieni qua e passi 2 ore e mezza così è bellissimo. E poi andiamo anche sul risultato, alla fine vincere così all'ultimo tiro è stata una gioia per tutti. Ecco, per l'appunto, guardiamo il risultato, dopo 20 rigori finisce la partita, hai detto a microfono spenti una cosa bellissima, ovvero con questo pubblico non potevamo perdere. Ma per forza, cioè, se c'è un qualcuno nell'aldilà, come dico io, quando arrivi a giocare certe partite, che sei lì appunto appunto davanti a 1000 persone che sono messo il cuore per 2 ore e mezza, non puoi perdere. E infatti le vinciamo sempre perché comunque c'è qualcuno che ci segue. Loro arrivano qua con 6 punti più di noi, anzi 9, però hanno una partita in più di noi, non hanno mai perso quest'anno. Quindi voglio dire, insomma, per noi era una grande occasione per dimostrare, per capire chi siamo. E abbiamo fatto una grande partita, siamo molto molto contenti, abbiamo vinto comunque i rigori, vuol dire che siamo sulla strada giusta per poterci divertire anche quest'anno, insomma. È tutta la settimana che lavoriamo bene con la squadra perché volevamo portare a casa questo risultato, quindi è quello che volevamo tutti. Abbiamo portato a casa il risultato, magari ci siamo complicati un po' la vita e l'abbiamo portato a casa ai rigori, però è quello che volevamo e questa è la strada da seguire per il futuro. Diciamo che è stata una super serata. 2 gol, diciamo che uno è stato un po' più fortuna, mentre l'altro è stato più carino, però anche il pubblico comunque ci ha spinto a conquistare questa vittoria. La partita è iniziata subito dal primo tempo con un bel ritmo. Forse è la partita che abbiamo giocato con il più alto ritmo in questa stagione.
comunque loro sono una bella squadra, sono solidi molto difensivamente, e quindi il primo tempo diciamo che abbiamo dominato, magari il secondo tempo sono usciti un po' più loro, però poi comunque la partita è sempre stata equilibrata per tutti i 60 minuti, anche all'overtime sono state create molte occasioni sia da una parte che dall'altra, e basta. Adesso Pergine. Sì, sabato è fondamentale, specialmente per lo scontro diretto con loro. Caldaro magari adesso ha qualche punto in più di noi, mentre il Pergine, siamo lì con il Pergine, quindi lo scontro diretto sarà fondamentale per prenderci il secondo posto in vista soprattutto della Coppa Italia. Eccoci Matteo, al netto di quella che è la classifica, i punti, ci sarà il Master Round, punti dimezzati, arriveranno i playoff, quindi ancora il percorso è lunghissimo, però quanto valore ha come messaggio anche proprio nei confronti degli avversari questa vittoria del Varese contro il Caldaro? Valore importantissimo, come hai detto tu, non per la classifica, ma è un ci siamo ancora qui e siamo noi i campioni in carica. Era importante proprio per il morale, per l'ambiente, per la piazza. Primo sold out stagionale ed è venuta fuori una partita clamorosa, perché noi l'abbiamo definita quasi da gara 7. Poi, parlando anche con i giocatori, hanno detto se fosse stata gara 7 magari non sarebbe finita 5-5, ma 0-0 come l'anno scorso fino a 16 secondi dalla fine, perché chiaramente le due squadre hanno giocato anche con più libertà, maggior spensieratezza. Però è stata una bella risposta in primis da parte del pubblico, e tra il pubblico c'era anche Maurizio, ma soprattutto da parte dei giocatori in campo. Ricordiamo che Varese ha giocato con tre linee, perché aveva anche tante assenze, quindi minori rotazioni, però è stata, proprio come ha detto anche Tilaro, una partita bella, forse quella dal più alto ritmo fin qui. Quindi Varese è sempre stato lì, passato in vantaggio, è andato sotto, ma non c'è mai stata una delle due squadre in grado di scappare. È uscita una partita equilibrata, Caldaro e Varese al momento sono le due squadre più forti del campionato insieme a Pergine, e sabato si andrà a Pergine, per cui diciamo che così come nel calcio i valori iniziano a definirsi, siamo quasi a metà stagione, per cui i valori sono quelli. Ecco, Maurizio, tu fai parte come me di quella generazione che ha avuto anche la fortuna di vedere e vivere l'hockey dei vari corsi, gli scudetti, quindi fine anni 80, inizio anni 90. Si è veramente ricreato un qualcosa di importante ed è veramente bello adesso andare al Palaghiaccio, al di là dell'aspetto sportivo hockeyistico, che è chiaro che si vince è bello, se non si vince non è bello, però veramente sei riuscito a creare, tu in questo caso da tifoso, come la vivi? Come... Capisci che dopo vincere una partita dopo 20 rigori devi stare attento, perché veramente ti viene un colpo. Io non tornavo al Palaghiaccio da tantissimi anni, ho rincominciato l'anno scorso e combinazione mi sono visto una stagione stupenda con la Coppa e campionato. Era iniziato così, io sono cresciuto al pattinaggio di fronte allo stadio e quindi ho vissuto negli anni l'hockey bello a Varese, era un peccato fosse sparito, non si vedesse più. Oggi finalmente si vede, ma si sente, si vede l'entusiasmo anche del pubblico, di chi anche non è mai venuto. Io l'anno scorso ho portato 10-15 amici a vedere varie partite e sono rimasti entusiasti, perché mai si erano avvicinati all'hockey. Io lo sto rivivendo con emozione. Spiegavo prima, che parlavo con lui prima, del fatto che ne capisco poco, perché sono cambiate le regole, molto più veloce, molto più importante, molto più e poi quando non lo segui per tanti anni fai anche fatica comunque a seguire un certo tipo di gioco, però è emozionante, è bello, cioè crea passione, perché è un'emozione continua. Dopo 20 rigori poi capisci che è da cardiopalma, insomma. E da uno che ne capisce poco, come hai detto tu, ma secondo me ne capisci, come la vedi la squadra quest'anno? È cambiata un pochettino rispetto a quella dell'anno scorso, non è mai facile ripetersi, però insomma, come dicevamo prima, è una squadra che c'è. No, non è facile per niente, perché comunque le squadre sono tutte forti, per quanto poi ce ne siano due o tre come Varese che primeggiano, però è difficile. Io l'ho detto alla prima partita, mi piaceva molto, vedevo un gioco diverso rispetto all'anno scorso, vedevo qualcosa di più
Poi qualcosa forse si è bloccato, il fatto che manchi uno straniero ovviamente, che manchi qualcosa in attacco, è più problematico, più macchinoso, ecco, arrivare a fare la rete ed è difficile per questo motivo. Però a me piace molto, devo dire che rispetto all'anno scorso, per quanto si è potuto vedere cosa hanno fatto, hanno vinto tutto, c'è qualcosa che qualche nuovo arrivo che ha creato qualcosa di diverso in tutto il gioco. Ora bisognerà vedere con l'arrivo, e si spera, del giocatore straniero che manca, se si può dare il colpo per poterci giocare nuovamente sia la finale che la Coppa. Chi invece penso difficilmente si giocherà una finale e a questo punto anche una Coppa è la Pallacanestro Varese, tra l'altro reduce anche proprio ieri sera dal primo turno della seconda fase della ULEB Cup a cui stanno partecipando i biancorossi, una sconfitta di 24 punti in Germania che arriva esattamente 3 giorni dopo un'altra sconfitta, quella maturata in casa contro Cremona in una partita dove per un po' Varese è stata anche lì, però poi alla fine si è squagliata. E qui invece come sono le note, caro Maurizio? Un po' più dolenti? Sì, molto anche. A differenza di quello che si può vedere nell'hockey, per quanto, ripeto, manchi qualcosa, qui è veramente una lotta per poter portare a casa i 2 punti. Purtroppo, oppure sarebbe troppo facile ovviamente criticare, come si fa forse molto troppo facilmente sui vari social, i giocatori, la squadra. Purtroppo si è creato qualcosa che ancora non funziona. Criticare i ragazzi non è giusto, perché singolarmente ognuno di loro ha delle qualità, messi insieme però probabilmente non riescono a dare quello che serve a Varese, una squadra che possa dare entusiasmo prima di tutto, perché le partite si possono vincere e perdere, una competizione c'è solo uno che vince, ma almeno entusiasmo, divertimento, cosa che non riusciamo ad avere, che non riusciamo a ottenere. Noi andiamo a vedere la partita sperando di vincere, ma in realtà non vediamo neanche lo spettacolo, cioè non c'è neanche il gioco, non c'è qualcosa, o tiro da 3 o niente, è questo vuoto che è brutto e che manca. E chiaramente quello che mi stai dicendo tu, al di là del materiale umano che c'è a disposizione del coach, però probabilmente in parte è responsabilità anche dell'allenatore, e se ne è parlato proprio dopo la sconfitta di Cremona, anche i giornali, anche noi su Varese Sport abbiamo titolato che il coach si giocava tutto con la partita di mercoledì in Coppa, già persa, di 24, e poi nella prossima trasferta di Brindisi, così facciamo già anche dell'attualità, sicuramente è una partita non facile anche a Brindisi. Tu cosa ne pensi? Cambiare il coach potrebbe essere la risoluzione o solo una parte della risoluzione dei problemi? Bisogna vedere qual è il costo minore alla fine, perché il problema è sempre quello. Io credo che questo coach alla fine può non avere esperienza, ma si è trovato una squadra che non ha scelto lui, si è trovato in una situazione, messo lì, e non so quanto in realtà possa decidere o fare il nostro coach. Si è trovato una squadra che non ha scelto, con probabilmente un gioco che può anche non condividere, e non ha le armi, non ha nulla in mano per poter decidere a cambiare le cose. Io credo che a qualsiasi allenatore gli dessero un pacchettino di soldi per poter modificare la squadra, lo farebbe, e soprattutto lui. Credo che purtroppo dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo in cassa, e quindi il nostro ovviamente buon scuola dovrà vedere dove poter mettere le mani per aiutare il coach a risolvere il problema, ma non so fino a che punto cambiando un allenatore possa cambiare la situazione. Ci manca qualcosa nella squadra. Ecco, allora Matteo, abbiamo portato Maurizio per parlare di auto, di motori, ti abbiamo fatto parlare praticamente quasi di tutto che tranne del Living Car, ma al limite ti faremo rivenire. Però il dato di fatto positivo che è, e cogliamo l'occasione per salutarlo, è che ha fatto benissimo il lavoro di Burin. Quindi potremmo dire tranquillamente, caro Alessandro, stai tranquillo, stai sereno, ti lasceremo a casa il giovedì sera più spesso. Ve l'abbiamo annunciato invece proprio inizio di trasmissione, con noi adesso ospite Edoardo Gorini, e vediamo cosa ci ha raccontato.
Mister Gorini, al termine della partita col Feralpisolò, insomma, Cittadella in grande spolvero alla quarta vittoria consecutiva. Vabbè, fa piacere, insomma, è chiaro che non è stata semplice, o più che altro, insomma, come tutte le partite è una battaglia. È chiaro che oggi potevamo magari chiudere un po' prima la partita, poi abbiamo soffre fino alla fine, perché comunque una palla dentro l'area, una palla buttata lì, insomma, c'è sempre un po' il rischio di prendere gol. Però siete stati bravi anche a difenderci e portare a casa comunque un risultato importante su un campo non semplice. E niente, diamo continuità a quello che stiamo portando avanti. Varese Sport, ovviamente non possiamo esimerci di parlare di Varese, sappiamo insomma che Varese ha sempre un posticino privilegiato nel tuo cuore. Vabbè, sicuramente, mi fa piacere che adesso ci sia un progetto importante per il nuovo stadio, quindi vuol dire che in teoria c'è qualcosa per il futuro, insomma, Varese è una piazza che merita almeno una Serie C, una Serie B, secondo me può farla benissimo. Se adesso c'è questo progetto di fare lo stadio, vuol dire che magari dietro c'è anche un imprenditore o qualcuno che vuole portare in alto il Varese, questo non mi fa che piacere, insomma. Io guardo sempre il risultato del Varese a fine partita, la domenica, e niente, auguro tutto il bene perché è chiaro che ce l'ho nel cuore. Hai parlato di progetto stadio, qualcosa invece di concreto è stato fatto già dalla proprietà, cioè il centro sportivo delle Bustecche, un centro sportivo che anche quando eri tu a Varese non esisteva. Quanto è importante secondo te per poter fare calcio, poi poter contare su delle strutture proprie? Ora come ora è fondamentale, anche noi nel nostro piccolo siamo riusciti a sistemare due campi di allenamento solo per la prima squadra e una palestra, e fa la differenza. Adesso è inevitabile che le strutture siano fondamentali per poter lavorare bene, quindi fa piacere che abbiamo sistemato appunto anche il centro del Bustecche. Quindi ripeto, sono tutte belle notizie che mi rendono felice, insomma, spero di ritrovare il Varese il più presto. Senti, passiamo dal calcio al basket, sempre attento anche alle vicissitudini della pallacanestro Varese, ma soprattutto della tua Venezia. Quello resta, insomma, la passione ce l'ho sempre avuta per il basket, andavo a vedere la Reyer ai tempi, adesso magari ci vado un po' meno, però seguo sempre, perché poi è uno sport che mi piace, è uno sport che comunque puoi rubare qualcosa anche per il calcio, quindi è uno sport che mi piace, che seguo con passione. Poi quando ero a Varese spesso andavo a vedere la Cagiva, la vecchia Cagiva, e quindi dai. Mi piace, lo seguo sempre con grande interesse. Un saluto ai tifosi del Varese, basket calcio e soprattutto ai telespettatori di Varese Sport. Caro saluto a tutti e spero di riabbracciarvi presto. Intanto speriamo di rivederci presto in categoria che il Varese merita. E allora ringraziamo Edoardo Gorini che con sua Cittadella, insomma Cittadella reduce da 4 vittorie di fila, il Varese ne ha 2, possiamo andare a pareggiare e speriamo che lui continui a volare e noi continuiamo a rincorrerlo. Maurizio, abbiamo parlato prima di Living Card, abbiamo parlato di nomi, chiamiamoli altisonanti del mondo dei motori, che hanno corso sotto la bandiera Living Card, insomma qualche soddisfazione nel corso di questi 30 anni di cui parlavi tu, ve la siete tolta? Sì, abbiamo gestito piloti famosi, sono arrivati anche in Formula 1 per conto ovviamente di una grossa azienda italiana di kart. In realtà il ragazzo di Varese che più ci ha dato soddisfazione e che io personalmente, forse aveva 5-6 anni, ho messo la prima volta su un kart è Alessio Rovera. Ovviamente che ha fatto per 2 anni 2 grosse stagioni diventando campione del mondo, quest'anno è ancora da vedere, fatica un po' di più, però ecco, è un ragazzo che è cresciuto anche perché ovviamente non solo o con il nostro aiuto. Ecco, tra l'altro adesso forse tu non te lo ricordi, ma anche un ragazzo di Avigno, tale Marocco Michele, hai visto una volta su una monoposto, dove eravamo? A Pavia. Eravamo al motodromo, sì, là Castelletto di Branduzzo. E tu non te lo ricordi, ma quella volta lì a correre con noi c'era anche proprio Edoardo Gorini, che in quel momento era andato a giocare al Pavia, l'avevamo invitato e avevi messo anche lui su una monoposto. Mi ricordavo di te Fabrizio, ma non... Non di Gorini, no. Quindi vedi. Con la Formula Gloria eravamo giù. Ah, con la Formula Gloria. Bravissimo. Allora,
L'appuntamento a nostra disposizione è finito, sono finiti gli orari, quindi sono finiti gli orari, sono finiti i minuti a nostra disposizione. Allora, ringraziamo Maurizio Ieropoli Grazie a per voi. essere stato con noi, Matteo Carraro. Grazie. Rinnoviamo saluto ad Alessandro Burin che questa sera è con noi. L'appuntamento con Varese Sport è sempre giovedì prossimo, sempre alle 21:10, sempre sul canale 88 di Rete 55. Ciao, buona serata.